Blue Economy Summit con Paolo Raffetto, presidente dell'Ordine degli Architetti. Anche dal vostro punto di vista, insomma, avete presentato nel convegno di oggi la vostra interpretazione di modello Genova, che peraltro nel vostro caso è stata un po' diversa, perché voi il concorso più tradizionale per la riqualificazione dell'area sottostante al ponte l'avete realizzato. Beh sì, l'abbiamo realizzata e abbiamo dimostrato che in realtà si può realizzarla anche con alcune delle regole che esistono in questo momento e soprattutto nei tempi. È stata una sfida molto, molto interessante, rispetto alla quale dobbiamo ancora ovviamente vedere i frutti, nel senso che c'è in corso una progettazione, il ponte per fortuna è quasi realizzato, bisognerà mantenere l'attenzione anche su questa rigenerazione di quest'area del sottoponte, del parco, che sono un importante risarcimento per tutta la Val Polcevera. Questo in linea più generale, il nuovo ponte si inserisce ovviamente in un'area fortemente antropizzata. Conoscevamo i problemi del ponte precedente, che aveva addirittura i palazzi sotto di lui. Oggi le cose si stanno approcciando in modo molto diverso. Beh, l'approccio è necessariamente diverso. Il ponte Morandi era un'opera bellissima di cui rimpiangiamo ovviamente la mancanza, sia per quello che è successo sia per la sua bellezza strutturale. Rappresentava l'Italia appunto di un boom economico diverso dalla fase culturale e sociale che stiamo vivendo. Il nuovo ponte e la nuova rigenerazione dei quartieri sottostanti devono andare incontro a questo, con un mix di funzioni diverse, una migliore vivibilità degli spazi verdi, un'apertura di questi tessuti all'impresa, al commercio, al tempo libero, all'abitazione, a quello che è un po', diciamo, le linee di indirizzo che in tutta Europa ci stiamo dando. E crediamo che il concorso sia stato il modo migliore per affrontare queste criticità e questa necessità di cambiamento. Grazie architetto. Grazie.